Buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar. Io sono Sabina Bordiga e rappresento il GAL Olio Po. GAL sta per Gruppo d'Azione Locale per chi non è abituato ai GAL. Lavoriamo su territori rurali e cerchiamo di attivare delle strategie di sviluppo. Questo webinar si inserisce in un progetto di cooperazione, vale a dire un progetto che fa collaborare le aree rurali d'Italia ed Europa. Il nostro in particolare fa collaborare alcune aree rurali della Lombardia e sono aree rurali che rappresentano un po' tutti gli ambiti territoriali. Quindi c'è il nostro GAL che sta tra la provincia di Cremona e di Mantova, e quindi un GAL di pianura. Abbiamo il GAL Valle Brembana, il GAL Valtellina, che sono GAL di montagna, e poi c'è il GAL Parco Colli di Bergamo, che è un GAL collinare. Stiamo lavorando a questo progetto per creare una comunità di apprendimento, che è un po' la base delle successive azioni. Abbiamo come partner scientifico il CNR, l'Istituto per la Bioeconomia di Bologna, che è rappresentato dalla dottoressa Rita Baraldi in questa riunione, che ci aiuterà un po' a dialogare, ad approfondire alcuni temi, e quindi dalla dottoressa Federica Rossi, che tratterà in particolare il tema di questa serata. Vi ringrazio per la partecipazione, lascio la parola alla dottoressa Baraldi e proseguiamo subito andando nell'importanza di questo tema. Ricordo che il progetto è finanziato dal FEASR, grazie al PSR di Regione Lombardia. Bene, grazie di questa presentazione e ringrazio anche tutti i presenti. Vedo appunto il numero dei partecipanti, alcuni già ci salutano e quindi a nome di tutti naturalmente rivolgo anche il mio saluto. Io appunto sono Rita Baraldi, sono una ricercatrice dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, lavoro a Bologna e sono appunto anche una collega di chi stasera ci intratterrà sull'argomento di questo webinar che fa parte di un ciclo che è stato organizzato all'interno di questo progetto di cooperazione che si chiama appunto Climactive 2050. La dottoressa Bordiga prima ci ha un po' introdotto su questo progetto. È un progetto che si deve occupare di cambiamento climatico e servizi ecosistemici nelle aree rurali della Lombardia e appunto noi abbiamo organizzato un po' queste tematiche che devono aiutarci a portare a termine questo progetto e approfondire in tutti gli ambiti territoriali che sono stati citati prima. Questo è il secondo webinar. Invito naturalmente tutti coloro che volessero seguirci anche nei successivi di visitare i siti web dei partner del GAL perché lì sono pubblicati anche gli altri webinar. E passo subito la parola quindi alla dottoressa Federica Rossi. Stasera parleremo di Climate Smart Agriculture e appunto ascoltiamo un attimo quello che l'approfondimento che ci farà Federica Rossi. A te Federica la parola. Grazie mille Rita e grazie a te e soprattutto grazie agli organizzatori per l'invito e il terzo grazie per aver inserito l'argomento agricoltura sostenibile all'interno di questo progetto LEADER che ho visto che è molto grosso, molto meritevole di attenzione, che vuole appunto sviluppare questi piani, queste strategie per sviluppare e migliorare la resilienza di un territorio estremamente vasto e anche estremamente eterogeneo, come quello dei quattro GAL che sono coinvolti in esso. Quindi l'agricoltura Climate Smart direi che decisamente si pone dentro questo obiettivo. Adesso io provo a condividere lo schermo e vediamo che succede. Eccomi qua. Riuscite a vederlo? Rita, vedi? Ok, bene. Ecco, io direi che in queste diapositive ho cercato già di introdurre, scusate che io vedo, dovrei chiudere un attimo. Ecco.
nascondo questo, se no non vedo più il mio video. Ho cercato di introdurre già i due concetti principali di questo tipo di agricoltura. Un'agricoltura che coniuga la nostra tradizione e la tecnologia per portare innovazione. Adesso si usa molto parlare di sfide. Io direi che il problema un po' dell'agricoltura adesso è trovarsi di fronte a questo grosso cambiamento. Cambiamento lo sappiamo, non abbiamo bisogno di parlarne più, di tutti i tipi, sociale, economico, legato anche all'insorgenza della pandemia, la necessità quindi di cambiare. Cos'è che deve fare l'agricoltura? C'è un compito grosso e anche direi abbastanza importante, impressionante. Sappiamo che le persone da nutrire aumentano sempre più, aumenta la popolazione del mondiale e quindi occorre un aumento della quantità di prodotto, ma contestualmente occorre anche aumentarne la qualità, perché le persone sono sempre più esigenti ed è giusto e meritevole dare a tutti un'alimentazione corretta. Aumentano gli squilibri, aumentano le pressioni, anche le minacce, e tra il cambiamento molto molto pressante è il cambiamento del clima, quindi ciò che l'agricoltura si deve trovare a fronteggiare. Deve fare tutto questo usando meno risorse oppure usandole meglio. Le risorse a disposizione, lo sappiamo, sono l'acqua, l'energia, il suolo, quindi occorre veramente fare attenzione a questo. Quindi è una rivisitazione in questo senso. Andiamo solo a guardare il suolo e capiamo subito, guardiamo, questo è il territorio agricolo a disposizione per la produzione agricola pro capite. Vediamo che praticamente, questo è dal passaggio dal 61 al 2018, dove c'è stato un calo, una contrazione notevolissima del territorio a disposizione. Pensa che nei paesi come il Nord America e il Sud America si è passati da 3,5 ettari fino a meno di un poco più di un ettaro per produrre cibo pro capita. E in Europa ovviamente noi guardiamo il livello qua, il livello a scala non è molto comprensibile perché ovviamente è una scala bassa, però quindi in Europa noi abbiamo a disposizione veramente pochissimo suolo per produrre cibo per tutti. Ed è suolo che sta tra l'altro diminuendo. L'agricoltura lo sappiamo, è l'attività produttiva da sempre esercitata dall'uomo, quando l'uomo ha scoperto che si potevano raccogliere i semi di orzo e di mais senza che si disperdessero al vento, ha iniziato a piantarli ed è la fonte dell'alimentazione. Però come voi sapete meglio di me, non soltanto arriva, produce il prodotto diciamo base che arriva poi sulle nostre tavole così com'è, ma dà sostentamento a una serie di industrie, di imprese grossissime legate non soltanto alla parte agricola, ma anche alla zootecnia. Quindi tutta la parte, il comparto oli, il comparto formaggi, carni, ma anche poi legato alla produzione vegetale, quindi oli, vino e derivati. Non soltanto, ma direi che qui è un po' il centro anche dell'attenzione del vostro progetto, l'agricoltura offre anche una serie di servizi che sono servizi, possiamo chiamare ecosistemici, bellezza e tutela del territorio, la possibilità di attivare turismo rurale, il contenimento di frane, il contenimento delle erosioni. Qui vedete una lamina fogliare, le piante di per sé stesse, questo è anche argomento di cui credo verrà trattato in un altro di questi incontri. Le piante riescono, con la presenza di questi stomi, che sono valvole di comunicazione verso l'esterno, ad assorbire anidride carbonica, a rilasciare ossigeno, ad assorbire gas in traccia in atmosfera, quindi potenzialmente inquinanti, e anche a ritenere il particolato atmosferico sulle superfici fogliari. Quindi una grossa azione complementare che l'agricoltura fa. Richiamo un attimo la vostra attenzione su come sono veramente i sistemi di produzione agricola. A me piace spesso assimilarli a delle fabbriche in cui ci sono delle macchine, che sono le piante, scusate, è poco romantico, però è un'immagine forse secondo me che rende abbastanza, che vengono alimentate da una serie di input, da una serie di fattori che entrano nel processo di produzione, che sono fattori ambientali, la radiazione solare, l'acqua, ma che sono anche e soprattutto fattori umani. Il lavoro, le macchine, l'utilizzo di sostanze chimiche per la fertilizzazione, per la difesa antiparassitaria.
cosa succede all'interno di queste macchine? Che tutto questo viene catturato, trasferito, metabolizzato, viene disperso e alla fine ne esce un output che è una biomassa, che di solito è una biomassa edibile. Quindi il rapporto tra quello che si tira fuori da questo sistema, che chiamiamo output, e quello che viene messo dentro, è assimilabile a un rapporto che può essere di tipo economico, cioè un rapporto di efficienza. Quanto più ottengo dal mio prodotto e tanto meno spendo, tanto più alto questo rapporto. Ma è un rapporto che allo stesso modo può esprimersi con delle chilocalorie, del kilojoule, o anche addirittura, pensiamoci, con dei gas, poi vediamo. Cosa succede però? Che mentre l'agricoltura, mentre le fabbriche normalmente lavorano in una situazione controllata, o perlomeno dovrebbe essere una situazione ambientale controllata, i nostri ambienti agricoli lavorano in un ambiente instabile. I nostri sistemi agricoli sono in un ambiente instabile, sono sottoposti a quelli che si chiamano un po' le variabili climatiche o anche i capricci del clima, la meteorologia. E quindi che cos'è che deve fare, alla luce di quello che abbiamo detto, la nostra agricoltura? Andare verso livelli produttivi elevati, quantitativamente e qualitativamente, riducendo, minimizzando quello che entra nel sistema in questo ambiente instabile. Tutto questo si può fare solo con questo processo, che è un processo che adesso piace molto chiamare co-creazione. C'è un approccio di molti attori, che sono tutti gli attori della filiera, che lavorano assieme per tradurre quello che è la conoscenza in operatività. Quindi servono gli agricoltori che ricevono comunque le informazioni da un sistema di tecnici sul territorio, e anche la possibilità che questi agricoltori, attraverso delle politiche o comunque delle azioni di stimolo, riescano a metterle a punto. Quindi è inutile che la conoscenza adesso resti bloccata dentro la bibliografia scientifica. Il processo che bisogna fare è un processo di trasmissione di queste conoscenze verso una vera innovazione, cioè un'introduzione sul mercato. Quindi i decisori sono anche molto importanti per supportare tutto questo. Ovviamente sappiamo bene come il clima influisca sull'agricoltura, adesso non sto a riparlare di cambiamenti climatici perché se ne parla in continuazione. Comunque i problemi sono un aumento di intensità e di numero di eventi estremi, quindi precipitazioni o siccità oppure inondazioni, temperature più elevate e quindi impatti negativi sulla produttività delle colture, non soltanto delle colture ma anche delle foreste, dell'ittica, degli animali. Però questo legame è reciproco, quindi non soltanto il clima influisce sull'agricoltura, ma anche l'agricoltura influisce sul clima. E in effetti quello che viene reso noto è che agricoltura, foreste e uso del suolo contribuiscono tutto quanto assieme a circa l'emissione di circa il 20% del totale dei gas a effetto serra, che sono quei famigerati gas che intrappolano la radiazione all'interno della sfera terrestre e fanno crescere la temperatura. Non solo, ma parlavamo di effetti di interazione sulla quantità, quindi sull'efficacia dell'output di quello che esce dal processo agricolo, ma anche sulla qualità ci possono essere numerosi problemi legati ai cambiamenti del clima. Adesso questa è un'immagine che riassume un pochino, però l'ho scritto qua. Alte temperature possono alterare il livello di patogeni presenti nel cibo, come aumenta la pressione tossica delle cianotossine, possono svilupparsi delle aflatossine nel mais, che sono estremamente tossiche. Oppure troppa acqua, inondazioni. Nel 2017 in America hanno avuto delle grosse preoccupazioni legate al fatto che c'era stato questo uragano, Irma, e era rimasta tanta acqua stagnante e c'era un forte rischio che i vegetali a contatto con l'acqua stagnante avessero delle contaminazioni. Così come in Messico, lì in effetti la situazione è un po' meno controllata per i problemi del paese, hanno avuto diverse insorgenze di salmonella legate al fatto che c'era siccità, avevano bisogno di irrigare, non avevano acqua di buona qualità, usavano acqua scarsa e quindi hanno avuto questi problemi.
Quindi anche in questo senso, ho scritto qua, è critico cercare i metodi più appropriati di produzione che tengono in conto sia del clima che del tipo di colture che della vulnerabilità che queste colture hanno. Ecco, quindi l'agricoltura si deve adattare al cambiamento e alle necessità nuove che abbiamo. Continuare come si sta facendo, quindi il famoso business as usual che adesso usa tanto dire, non è la risposta giusta. Però c'è una buona notizia che a molti livelli ce ne si sta rendendo conto. In Europa, adesso se ne parla moltissimo, è partito il Green Deal, quindi si cerca e l'obiettivo, non dico l'imperativo, ma l'obiettivo è di arrivare neutralità climatica, scusatemi, al 2050. Questo vorrebbe dire un carbonio zero. Dentro il Green Deal l'agricoltura ha una presenza importantissima. Si parla di farm to fork, quindi questa è una grossa evoluzione. In realtà poi ne abbiamo già parlato anche in precedenza, c'è stato anche il fork to farm, quindi non è nuovissima, però si parla veramente di un approccio, come dicevamo prima, multiattoriale di tutto il processo della filiera. Si va sulla trasformazione di aree agricole rurali attraverso delle politiche di agricole modernizzate e semplificate. Tutto questo verso la neutralità climatica, cercando poi di non lasciare nessuno indietro, facendo una transizione verso l'economia circolare. Quindi direi che è proprio un discorso in cui l'agricoltura ha un ruolo prevalente. Quindi, come dicevo prima, si crea questa catena virtuosa per cui gli agricoltori sono a contatto, hanno il diritto, comunque la necessità di avere sul campo un trasferimento tecnologico, cioè qualcuno deve insegnare loro che cosa c'è di nuovo e come usarlo, quali sono queste buone pratiche che li possono aiutare a produrre meglio. Anche la stessa industria che produce tecnologie innovative è all'interno del progetto. Ovviamente la ricerca e l'innovazione dialogano con politici decisori che poi rendono tutto questo possibile. Amministratori del territorio, quindi vedo benissimo anche i gruppi di azione locale che aiutano e mettono assieme un po' tutto quanto. Andiamo all'agricoltura climate smart. Io questa slide l'ho presa direttamente dalla FAO. La FAO ha fatto partire questa che si chiama GASCA, la Global Alliance for Climate Smart Agriculture, che è una libera associazione praticamente. Adesso si sono iscritti il nostro governo, si sono iscritte diverse regioni italiane, si possono iscrivere università, industrie, privati e si lavora tutto assieme verso questo obiettivo che poi è legato anche agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Quindi, tre pilastri fondamentali. Aumentare la resilienza, quindi ridurre gli impatti. Quindi il cambiamento climatico e la variabilità portano ad impatti che spesso sono negativi e bisognerebbe cercare di minimizzarli e ridurli. Questo è anche il famoso concetto di resilienza, anche di questo si parla molto. Poi contribuire alla mitigazione, quindi ridurre il contributo agricolo ai cambiamenti climatici, riducendo le emissioni di gas serra durante i processi culturali e anche aumentando l'immagazzinamento del carbonio nelle aziende agricole, quindi quello che è immagazzinato nel legno, quello che è nella sostanza organica del terreno. Tutto questo con una grandissima attenzione alla sostenibilità. Che è una sostenibilità, anche qui ho preso la definizione dalla FAO per essere corretta, anche in questa c'è stata un'evoluzione del concetto in tanti anni, comunque ha tre dimensioni sicuramente. La prima è il profitto per chi produce, perché non si può ovviamente pensare che di fare un'attività senza avere un profitto. Però questa stabilità economica si affianca anche alla comunità, quindi a una sostenibilità sociale. E poi è la sostenibilità delle risorse, importantissima, quindi noi dobbiamo utilizzare solo le risorse che abbiamo e comunque preservarle, anzi cercare di usarne poche e comunque usarle bene. Come si fa questa agricoltura climate smart? Non è che si scopra l'America, però si porta l'attenzione su molte pratiche che sono
sia tattiche che strategiche, cioè a tempi brevi o a tempi più lunghi, che facilitano sia l'adattamento che la mitigazione quando si produce. Qui addirittura la FAO si è presa la briga di immaginare quale possa essere la percentuale di persone che siano meno a rischio di sottoalimentazione se vengono usate queste pratiche. Non so, questo veramente io non so come forse l'abbiano potuto ricostruire, però si parla di minimum tillage o zero tillage, quindi bassissima lavorazione del terreno, l'aumento di leguminose azotofissatrici, che dovrebbe essere anche abbastanza importante, la gestione di tutta la parte animale, gestione pascoli, gestione foraggio, alimentazione animale, l'agricoltura di precisione, quindi le tecnologie, la gestione dell'acqua che è estremamente importante, poi la riduzione degli antiparassitari legata comunque a un contenimento, a un utilizzo dei predatori naturali, coltivazione di varietà tolleranti, quindi scelte di una scelta strategica delle specie. Parlavamo di emissioni, il settore agricolo è pesantemente imputato di emettere molti gas serra. Qui se ne parla di un 20-23%, tutte le volte c'è un dato un po' diverso, però sicuramente metano, sicuramente quindi legato anche alla presente nella coltivazione del riso, quando si fa quando per la causa della fermentazione enterica dei bovini, la gestione delle tami, i rifiuti, e poi tutto l'azoto legato all'uso dei fertilizzanti e anche la gestione dei reflui. E poi la CO2, quella direttamente emessa e non fissata tramite la deforestazione, quella legata alla gestione agricola, quella legata alla combustione. Quindi, tornando alle nostre fabbriche agricole, ai nostri sistemi produttivi, cosa bisogna fare per fare agricoltura climate smart? Semplicemente lavorare sugli input, quindi cercare di ridurre, ottimizzare gli input aumentando il valore degli output. Chiaramente quanto più il rapporto diventa efficiente, tanto meglio è, e all'interno di questa alta efficienza ci sta la multifunzionalità. Andiamo a vedere un attimo gli input, che cosa serve alle nostre piante, alle nostre macchine per produrre. Ci sono delle componenti biologiche, delle componenti ambientali e tutte sono in sinergia. Tipo di pianta, quindi genotipo. Il luogo in cui queste piante si trovano, quindi la meteorologia, il clima, il terreno, dove è situato, in pianura, in collina, in montagna, e poi quello che viene usato dall'uomo per alimentare questo sistema. Quindi buone pratiche, ottimizzazione dei flussi di energia e di materia. Quindi questa famosa smartness, questa intelligenza è individuare le piante giuste, metterle nel posto giusto e nel modo giusto. Poi l'uscita, no? L'output, quindi quanto si produce, che qualità abbiamo, ma poi anche, dicevamo, la sostenibilità sociale, quindi il valore economico e sociale, quindi il fatto che gli agricoltori abbiano un profitto, il fatto che si contribuisca a sviluppare le aree rurali, poi il valore ambientale, tutti i servizi ecosistemici che non sono prestati ma che dovrebbero esserlo, la catena corta, le ridotte emissioni, gli assorbimenti di carbonio, il legame col territorio, con i suoi valori, con le sue fragilità e poi ovviamente il valore nutrizionale. Quindi alla fine di questa fiera lo smartness è anche un prodotto economicamente valido che è sufficiente per tutti, quindi si parla di food security, cioè tutti hanno da mangiare, ricco di buone proprietà e multifunzionale. Dicevamo le piante giuste nel posto giusto, io anche lì dicevo non c'è niente, poi tutto sommato di nuovo, ne parlava Virgilio nelle georgiche, che alcune piante devono essere messe in questi ambienti, in certi ambienti, perché in questi ambienti si trovano bene. È molto conosciuto ad esempio per la vite il terroir, comunque tutti i prodotti tipici si basano anche su questo concetto. Ci sono queste alte vocazionalità, questi domini in cui si uniscono tutte le condizioni, il clima, il microclima, il terreno e la gestione, creano questi prodotti che sono possibili solo in queste particolari condizioni. Qui ho messo le pesche netterie della Romagna, ma anche per esempio le mele della Valtellina, che sono un prodotto legato al vostro territorio. Poi la pianta giusta, ecco. Pensiamo, siamo in situazione di poca acqua, queste sono, scusate, un po' piccoline, comunque queste pesco,
Se si mettono piante, comunque cultivar a raccolta precoce, chiaramente si utilizza meno acqua. Oppure, questo si può fare in situazioni in cui effettivamente l'acqua è un problema, oppure si utilizza dei portinesti come il GF677, che sono portinesti che riescono a produrre molto di più in assenza di acqua o in carenza di acqua rispetto al tempo. Modo giusto, sicuramente con le pratiche culturali giuste, quindi l'utilizzo di sistemi di gestione dell'acqua che non sono semplicemente convenzionali, cioè l'acqua per l'irrigazione, ma anche l'acqua per la mitigazione di eventi termici estremi. Adesso tra un attimo lo vediamo meglio. Cercavo un esempio della pianta giusta nel posto giusto, mi è venuta in mente una situazione di coltivazione in una zona del nord che non sarebbe propriamente perfetta dal punto di vista climatico per l'olivo. In Emilia-Romagna c'è una storia, c'è addirittura delle indicazioni stradali che hanno l'idea di paesi che richiamano questa cultura. Si producono nei colli di Brisighella e nei colli riminesi degli oli di alta qualità, però utilizzando delle varietà che sono varietà locali. Il nostro istituto, sono colleghi che sono anche molto bravi, hanno identificato, quindi sono riusciti a ricostruire praticamente tutta la filiera individuando qual è il germoplasma giusto per quei territori. Quindi sono andati a cercare le piante secolari che erano sparse in giro e chiaramente erano già dei bioindicatori, cioè il fatto che fossero riuscite a vivere per centinaia di anni in certe zone significava che erano in grado potenzialmente di resistere ad esempio ad estremi termici parecchio bassi. Qui vediamo l'olivo sotto la neve, temperature anche particolarmente basse, cui varietà toscane, siciliane o comunque dell'Italia del Sud non potrebbero resistere. Quindi c'è stato, ed è un progetto che secondo me merita anche di essere citato, un discorso di ricerca del germoplasma, fenotipizzazione, caratterizzazione genetico-molecolare e anche sanitario, e poi individuazione dei posti giusti in cui piantare, quindi trovare gli areali più idonei in cui fare gli impianti. E quindi a questo punto anche una georeferenziazione per produrre al meglio un prodotto, chiamiamolo anche di nicchia, perché sicuramente di olio se ne fa poco in Emilia Romagna, in generale al nord, però un prodotto di nicchia che ha un suo valore di mercato e una sua importanza. Parliamo sempre di adattamento, sempre le piante giuste. Scusate, io ho messo un po' di esempi giusto per far vedere un po' tutto il range delle azioni che si possono mettere in campo. Questi sono giapponesi, ci sono dei problemi, hanno verificato loro dei problemi di diminuzione dell'escursione termica tra giorno e notte. Questo dà dei problemi alla colorazione dei frutti di melo. E loro si orientano verso la selezione di linee più predisposte, come per la fusi rossa, oppure piantare nuove varietà che hanno una tendenza a una colorazione molto più accentuata. Allo stesso modo è possibile, anche questo lo fanno, utilizzare ad esempio delle pacciamature riflettenti, mettere una pacciamatura riflettente, tipo quegli schermi che si usavano in montagna per prendere il sole, aumenta la quantità di radiazione disponibile dentro la chioma che è effettivamente il fattore che facilita la produzione di antociani, che sono i pigmenti della colorazione. Oppure anche eliminare le foglie che possono potenzialmente ombreggiare di più i frutti. E questa è una pratica che in Giappone viene anche fatta, loro sono molto corretti e mettono anche un cartellino ai frutti in cui dicono che menzionano il tipo di pratica che è stata fatta e avvertono il consumatore che quei frutti lì potrebbero essere un po' meno dolci, avere un po' meno zuccheri, perché effettivamente c'è meno traslocazione di carboidrati dalle foglie che non ci sono verso i frutti. Mitigazione, parlavamo di emissioni di gas serra. Tutte le pratiche culturali, cioè quando si va in campo, si brucia, si utilizzano chimici, si utilizzano macchine, si utilizzano combustibili e si emettono gas, che non sono legati solo al momento in cui si fa il trattamento, ad esempio, ma sono anche quelli che sono stati prodotti per produrre quel prodotto, quindi quelli che sono stati immagazzinati.
Quindi si parla di questo carbon footprint, ad esempio parliamo della protezione del melo verso la ticchiolatura. Siamo andati a guardare in questo caso il footprint dipende dal tipo di pesticida, di principio attivo e anche dal numero di trattamenti. Cosa succedeva al conteggio degli equivalenti di CO2 per varietà non per cultivar non resistenti e anche per cultivar resistenti. Abbiamo visto che nel caso di cultivar resistenti, cui si andava in campo molto meno, si riusciva a dimezzare l'emissione di carbonio. Oppure effettivamente si utilizzano anche, adesso sono molto usati e sono anche nei sistemi di supporto decisionale, dei modelli di sviluppo legati alle ascospore, legate alla bagnatura fogliare, alla temperatura. Quindi l'agricoltore viene guidato e va in campo a seconda della necessità. Ecco, parlavamo di emissioni di carbonio. Questo è un lavoro che stiamo pubblicando adesso e ci stavamo chiedendo, insomma, visto che l'agricoltura è sempre colpevolizzata e si sostiene che non si riuscirà a smorzare le emissioni, abbiamo provato a vedere, andando a guardare un impianto di kiwi e utilizzando due metodi abbastanza molto diversi, quindi un metodo atmosferico in cui vedevamo le emissioni di carbonio e un altro metodo in cui abbiamo contabilizzato le emissioni assorbimenti e l'altro metodo in cui abbiamo contabilizzato le emissioni e gli impatti legati alla produzione, siamo andati a guardare e siamo stati curiosi di vedere cosa poteva succedere. Siamo andati sul kiwi perché? Perché è una pianta che adesso in Italia sta veramente sfondando negli ultimi anni. Si è sempre più spostata verso una quantità di areali, mi sembra che ce ne siano anche nel vostro territorio, comunque nel territorio dei GAL. È una pianta facile perché è una liana, i nostri agricoltori sono bravi, quindi l'hanno imparato a coltivarla benissimo, ha un buon reddito, è una pianta che ha una conducibilità idrica molto grossa, cioè ha bisogno di acqua. Siamo andati a prendere lo stesso impianto in due anni molto diversi, un'annata chiamiamola normale, 2012, e abbiamo recuperato i dati un po' di tempo dopo, e un'annata invece ad alta siccità, un'estate in cui c'è stato molto caldo soprattutto. E siamo andati a guardare il rapporto tra assorbimenti ed emissioni, cioè era veramente questo sistema un forte emettitore di gas di CO2 equivalente oppure no? E abbiamo visto che in un'annata normale addirittura il nostro impianto di kiwi, però essendo ben irrigato, questo lo dobbiamo chiarire, quindi con la fisiologia della pianta alle stelle, riusciva ad essere addirittura un mitigatore, cioè facendo il famoso rapporto non input output ma gas emessi e gas assorbiti, abbiamo visto che in realtà l'impianto poteva addirittura assorbire. Se andiamo invece in un'annata calda come è stata il 2003, abbiamo visto che l'impianto, il nostro impianto, si è trasformato in un impianto emettitore, seguendo un po' quello che l'agricoltura di solito fa. Perché le piante fanno del loro meglio, ovviamente, per assorbire carbonio, però poi l'uomo fa anche del suo meglio per riuscire per mettere pratiche culturali che in effetti emettono carbonio. Quindi questo per farvi anche vedere come il clima e le annate particolari possono veramente influire sul funzionamento dell'impianto, farlo diventare da sorgente a sink, quindi a emettitore. Sempre nelle pratiche Climate Smart, l'utilizzo e la gestione dell'acqua. Abbiamo parlato dei sistemi di supporto decisionale che ormai vengono utilizzati dagli agricoltori, vengono molto utilizzati per dare informazioni legate al monitoraggio, alla modellistica agroclimatica, ai servizi di previsione per la protezione delle colture e per l'irrigazione. Probabilmente conoscete il Reframe, che è stato sviluppato dal canale Emiliano Romagnolo con molti anni di lavoro. Arrivano direttamente agli agricoltori che hanno inserito nei database le caratteristiche del terreno, la tipologia di pianta e un'altra serie di dati, arrivano direttamente i consigli irrigui. Quindi hanno fatto un calcolo, adesso loro sostengono che le aziende agricole sono 16.000 in Italia
e il risparmio è stato di 100 milioni di metri cubi di acqua. Quindi il consiglio irriguo che arriva direttamente agli agricoltori o su internet, sul cellulare, è molto, molto utile. L'acqua, l'acqua ovviamente, lo sapete sì, molto meglio di me, è ben dosata, è l'acqua giusta per l'irrigazione, ma l'acqua può essere anche uno strumento di mitigazione. Noi abbiamo fatto prove sia un po' di anni fa in condizioni di gelate tardive, e quest'anno c'è stato un problema molto grosso, sia anche in condizioni di ondate di calore estivo. Irrigando direttamente sopra chioma, questa è un'irrigazione un po' più classica, ma anche irrigando sotto chioma. Irrigare sotto chioma vuol dire mantenere un inerbimento a una certa altezza e bagnare, quando la temperatura si abbassa oltre una certa soglia, bagnare direttamente la superficie dell'erba. Il calore che viene, si sviluppa dalla formazione del ghiaccio, si annulla praticamente l'inversione termica. Quindi la temperatura dell'aria, che a livello della chioma sarebbe più bassa, cresce e la pianta si trova quindi in condizioni migliori, più mitiganti, diciamo. Così come in estate abbiamo provato a fare una doccia micronebulizzata alle piante, facendo delle modifiche agli impianti di irrigazione, aggiungendo dei micro sprinkler agli impianti a goccia, e effettivamente quando la temperatura supera i 30 gradi, far partire questi impianti vuol dire ridurre la temperatura degli organi. Abbiamo guardato le foglie, abbiamo guardato i frutti. Abbiamo fatto prove su melo e su pero. Quindi l'acqua è un fattore anche ben usato di mitigazione. Ecco, mantenendo fisso però il bilancio idrico senza usare acqua in più. E in effetti è stato visto quest'anno con le gelate fortissime che ci sono state, delle grosse perdite di produzione anche di drupace, che sono stati anche varati dei bandi che aiutano a comprare materiali per la prevenzione dei danni. Non sto a parlare, perché lo sapete meglio di me, dell'efficienza dei metodi di irrigazione. Chiaramente non si usa più sommersione o scorrimento, ma si usano irrigazione a goccia o aspersione, e un grosso sforzo adesso è fatto per annullare le perdite, che sono grossissime, perché il trasporto tra la sorgente dell'acqua e la pianta, c'è una serie di perdite che sono legate proprio che sono a tutti i livelli. Fino dalla sorgente, all'intera azienda, poi al campo, poi dopo anche la pianta, una sufficienza di uso dell'acqua che comunque è importante. Nei calcoli del consiglio irriguo è molto importante anche considerare il tipo di coltura, quindi questo famoso crop coefficient su cui hanno lavorato generazioni di studiosi dell'acqua, deve essere calibrato a seconda del tipo di pianta e a seconda veramente dell'evapotraspirazione che in quel momento l'atmosfera richiede. E calibrando questi coefficienti culturali, inserendoli nel consiglio irriguo, anche qui è stato possibile risparmiare una notevole quantità di acqua. Quindi è un lavoro che abbiamo fatto, anche siamo stati anche abbastanza contenti. Ecco, poi tutto il discorso di previsione del tempo. Gli agricoltori hanno bisogno di sapere com'è il tempo per prendere delle decisioni veloci, cioè faccio un trattamento o non faccio un trattamento, quindi su base meteorologica e sullo stato della pianta, quindi trattamento di irrigazione, oppure su base climatica, quindi su una stabilità che dura per tempi molto più lunghi, prendere delle decisioni a lungo termine, metto una serra, metto un altro impianto, cambio l'assetto culturale, quindi anche questo è molto importante. Vi racconto velocemente una cosa che secondo me è carina, di questa agricoltrice che sta là nel profondo dell'Africa. Lei era rimasta vedova, non sapeva un accidente di agricoltura, l'ho incontrata, si è incontrata una studentessa che ci ha fatto la tesi. Lei non sapeva cosa fare perché aveva la famiglia da mantenere, quindi ha sentito la radio, perché là effettivamente lei è vicino al Mozambico, nello Swaziland, da qualche parte, ha sentito le previsioni e ha sentito a lungo termine, quindi quelle stagionali, ha visto che la piovosità sarebbe stata normale inizio stagione e poi sarebbe piovuto. Quindi ha dedotto che la stagione sarebbe stata buona, che avrebbe potuto comprare semi e anche ha capito dove poter seminare. Quindi seminare il mais, che ama l'acqua, nella parte bassa, invece un'altra cultura tipica nella parte alta. Tutto questo però l'ha fatto anche perché lei
aveva di fronte questi indicatori, queste piante che ci sono là, sono piante che nella tradizione sono considerate degli indicatori, se degli indicatori positivi se hanno dei frutti. Quindi le piante erano belle fiorite, c'erano molti frutti e lei ha deciso che sarebbe andato tutto bene. In effetti, cosa ha detto? Quindi è stata confortata, diciamo, nella sua tecnologia. È stata molto contenta e certo a questo punto chiedeva anche di più, avrebbe chiesto anche di conoscere la distribuzione mensile delle piogge. Lei, è una cosa interessante, lei era anche un po' una capopopolo, cioè una donna intelligente che ha un po' guidato, tra l'altro, anche un piccolo processo di conversione nel territorio legato al fatto che c'erano queste signore che l'hanno seguita e stanno attente a questo punto alle previsioni, si mantengono in contatto con gli studenti, con l'università, quindi è una cosa secondo me anche carina. Quindi, andando un po' avanti, che cos'è lo smart? È l'uso corretto delle risorse, che abbiamo detto, clima, acqua, genetica, energia, territorio, poi c'è tutta la parte anche umana e economica. Quindi si uniscono la tradizione alla tecnologia che dicevamo prima, quindi all'agricoltura 4.0, quindi a questa interconnessione di tecnologie finalizzate a misurare, a migliorare le rese, la qualità, le condizioni di lavoro, l'agricoltura di precisione, i big data che sono importantissimi, l'internet del farming, l'internet e l'intelligenza artificiale. Tradizione, quindi agricoltura conservativa, velocemente minimo disturbo del suolo, il mantenimento dei residui e l'uso della rotazione, riduce l'erosione, porta a una maggiore resilienza e soprattutto accumula sostanza organica. Questo invece è un sistema di agroforestazione, adesso comincia a essere considerata anche da noi, questo è un Honduras, un connubio tra caffè e qualche pianta da frutto che non so che cos'è, e ovviamente qui non si fanno lavorazioni, non si fa semina diretta, si fa una pacematura di tutti i residui e si integrano antiche pratiche con la conoscenza scientifica. Quindi la tecnologia, parlavamo di agricoltura di precisione, adesso se ne parla tanto, si basa sul fatto che viene conosciuto il proprio terreno, viene conosciuto utilizzando dei sensori particolari, sensori a induzione elettromagnetica, sensori ottici, spettrometri per le proprietà chimiche che sono montati su trattrici, su droni, su aerei. Si misura la biomassa attraverso gli indici di reflettività e gli indici di vegetazione. E quindi si creano queste mappe di prescrizione nelle diverse zone del campo e si può fare o l'irrigazione o la concimazione a ratio variabile, quindi in una zona di più, in una zona meno, e quindi si lavora in una maniera molto più, diciamo, razionale. E in questo caso entra in campo la meccatronica, quindi la meccanica più la sensoristica che ha il comando automatico. Abbiamo parlato di droni, si parla anche di questo in un'impresa, ma questa è un'impresa sperimentale, addirittura la bicicletta elettrica con sopraistallati i sensori. Sistema dei satelliti, adesso in Europa abbiamo Copernicus copre praticamente tutto quello che è leggibile dall'atmosfera fino a terra, cioè sulla Terra. Non ha solo dei prodotti satellitari, ma anche dei data store climatici, quindi estremamente importante. Questa è la serie di satellite Sentinel che sono sopra di noi, che volano. I primi tre sono già attivi, poi altri verranno lanciati. Comunque molti hanno delle applicazioni, soprattutto il Sentinel 2, che è la continuità dei satelliti più vecchi, dell'Ansat, dello Spot, riesce a dare queste immagini multispettrali che vengono particolarmente utilizzate per l'agricoltura. Si misura la temperatura del suolo, si fanno immagini perspettrali per la riflettività e la densità della vegetazione e lo stato di salute, oppure ci sono pure i LIDAR che riescono ad osservare anche anche in condizioni di nuvolosità. E quindi il concetto adesso che viene portato avanti da Copernicus è quello di mettere a disposizione della comunità di utenti una serie di prodotti legati alle osservazioni della Terra per arrivare alla, scusatemi qua suona il telefono, per offrire dei prodotti customizzati, quindi su misura per i diversi agricoltori.
facendo anche delle visualizzazioni mobili nel campo. Questo è il futuro. Futuro, la domanda è, vabbè, c'è tutta questa roba, l'agricoltore poi in fondo la riesce a usare, la tecnologia. Nomisma ha fatto una serie di indagini. In effetti gli agricoltori lo usano, soprattutto internet, ma quello che usano è soprattutto il cellulare. Quindi le informazioni che arrivano sul cellulare sono più facili, più semplici, più leggibili. E quindi c'è uno spostamento comunque verso veramente di queste tecnologie, verso il mondo produttivo. Abbiamo fatto un sondaggio, altri ricercatori del nostro istituto, che cos'è che poi la gente percepisce, cosa preoccupa gli agricoltori, che cosa preoccupa i consumatori. Abbiamo fatto due sondaggi, uno per gli agricoltori, uno per il produttore, e per i per gli agricoltori, un altro per i consumatori. Qualche risposta: chi consuma è preoccupato perché vorrebbe che si diminuissero le emissioni di carbonio, si risparmiasse l'acqua e si risparmiasse l'energia. In pratica però le persone che vanno al mercato, comprano, acquistano, sarebbero orientate verso la scelta di prodotti climate smart perché sono più rispettosi dell'ambiente, però vorrebbero maggiori informazioni e vorrebbero anche un marchio, però ovviamente solo in presenza di controlli seri. Gli agricoltori sanno che devono conservare la fertilità del suolo, ci tengono al risparmio di acqua, ci tengono al risparmio energetico, poi ovviamente a scalare, un po' meno interessanti, però ovviamente chi chiede, chi opera direttamente in agricoltura, chiede che sia la scienza e la politica ad occuparsi di loro. E in particolare la ricerca dovrebbe anche educare i consumatori a un'alimentazione consapevole, però la cosa che gli agricoltori di cui hanno più bisogno è l'assistenza nell'applicazione delle pratiche agronomiche, poi il miglioramento dei sistemi di allerta e di monitoraggio, perché di questi hanno bisogno. Quindi adesso la visione che dicevamo non è solo produrre cibo e produrre chilocalorie, ma è anche lavorare su, ed è una parte importante dell'agricoltura climate smart, e lavorare sulla mitigazione. Questa strategia Farm to Fork è foriera di ruoli, di regole, di certificazione anche abbastanza importante per la rimozione del carbonio. Quindi quello che scrivevano è, sarà eccitante vedere come questo processo poi entrerà nelle policy. Allora, quello che potrebbe essere il carbon farming, un possibile business model nuovo per l'agricoltura. Io ho visto che proprio in fine di aprile la Commissione lancerà questa iniziativa e la dettaglierà per la fine del 2021. Quindi dovremmo quasi esserci, chiaramente, e potrebbe essere un bene reale, quindi uno spostamento veramente verso un'agricoltura green. Se abbiamo ancora un altro po', vi volevo mostrare, ma questo è così a scopo proprio di chiacchierare, un esempio di agricoltura, secondo me, climate smart a livello di sistema, di un'isola intera. Ecco, Pantelleria, che non c'entra con i nostri territori, a parte che è bellissimo per andarci in vacanza, ma è veramente straordinario come quest'isola si sia trasformata nel tempo da quella che era un'isola sterile di cui parlavo video in un vasto giardino di cui parlano i libri dell'Ottocento. Era piazzata lì in mezzo al Mediterraneo, una base strategica, però la gente ci passava e basta, e tra l'altro ventosissima. L'agricoltura, secondo me, lì ha fatto veramente un cambio di passo. Allora, l'ambiente è un'isola vulcanica e l'uomo l'ha configurato per il proprio mantenimento, quindi era estremamente ostile, anche perché il terreno era pieno di pietre vulcaniche. Loro hanno, gli abitanti che si sono spostati dalla Sicilia, hanno attivato questo processo che mi hanno spiegato si chiama consari e spartiri, cioè tiravano su le pietre dal terreno a mano, faticosissimamente, e quante più ne tiravano su, tanto più terreno spettava alle loro famiglie. Togliendo le pietre hanno aumentato, ovviamente hanno permesso al terreno di essere disponibile per essere coltivato, e contemporaneamente hanno creato queste terrazze, questi sistemi multifunzionali di protezione delle colture, che sono sia un supporto fisico per evitare che il terreno frani, per la raccolta dell'acqua e la regolazione del microclima. Perché? Perché loro hanno, ovviamente, l'utilizzo di queste terrazze vuol dire mettere degli ostacoli al vento, quindi chiaramente questa progressione
questo è un po' uno schema di come va la velocità del vento, che è logaritmica, una progressione in altezza di questi terrazzamenti a permettere la coltivazione di piante, piante che però devono essere basse, quindi la biologia ha lavorato insieme agli artefatti. Si hanno inventato il famoso alberello di Pantelleria, che ha questi tagli, questa potatura che è fatta per invecchiare le piante anziché per farle ringiovanire. E quindi piante vecchie utilizzano meno acqua. Poi invece, quindi vite si può coltivare, sono stati invece per mantenere viva la coltivazione degli agrumi, che è anche, come ricordo, fonte di vitamine sull'isola, ma anche ricordo della lontana Sicilia, lontana, insomma, non lontanissima, però lontana perché è sempre un'isola, si sono inventati questi giardini, questo giardino che viene chiamato giardino pantesco. Gli agrumi non sono riducibili in altezza e quindi hanno aumentato l'altezza del muro di protezione. La cosa interessante, a parte il drenaggio della velocità del vento, è il fatto che non c'è irrigazione, quindi l'acqua all'interno dei muri condensa e diventa disponibile. Questa è l'immagine del muro e questa è l'immagine infrarosso che è stata presa da noi andando a guardare le temperature di questi muri. Cosa succede? Che praticamente di giorno le pietre esterne si scaldano col sole, mentre la parte interna delle pietre rimane più fredda, quindi c'è un processo di condensa di umidità. E quindi l'acqua che viene dal mare si appoggia, scende, rimane il sale e scende e permette alla pianta di vivere come se fosse quasi irrigata. Di notte invece le pietre interne restano più calde di quelle esterne, quindi viene restituito il calore che ha accumulato durante il giorno, diminuisce l'escursione termica e la pianta sta bene. Quindi praticamente quello che abbiamo desunto è che proprio l'isola stessa insieme ai suoi elementi che ti dà una chiave vincente. L'acqua evapora dal mare, l'aria umida che viene trasportata dal vento si condensa sulle pietre e le pietre restituiscono l'acqua. Poi lì hanno attivato una serie importante di pozzi o di sistemi di immagazzinamento dell'acqua e anche gli stessi tetti delle case, dei damosi, sono fatti in maniera tale da convogliare l'acqua. Quindi non sono gli unici esempi, nel Mediterraneo si sono molto orientati su questo, in Dalmazia, Polegandro, a Lanzarote. E quindi con questo processo questa isola, che sarebbe stata niente, è diventato un luogo dove vivere e lavorare, un luogo di alta diversità, anche bioculturale, dove ci sono dei servizi ecosistemici ad alto reddito, dove tanti attori, persone famose, ricche, hanno comprato questi vigneti. Questa è la Carole Bouquet, questa attrice che ha comprato e produce tantissimo, tantissimo passito. E quindi lì viene stata promossa la tradizione anche facendo altri investimenti, ma con un buon reddito. Vi ho messo un po' di slide per far vedere come una regione come l'Emilia-Romagna nell'ultimo PSR ha fatto, scusate, io non ho dei dati della Lombardia, per cui questo è un lavoro che abbiamo fatto noi, quanti dei progetti GOI sono stati correlabili all'agricoltura climate smart. Beh, ce ne sono parecchi. Quali sono i principali rischi derivanti dal cambiamento climatico che abbiamo individuato? Sono questi e sono gli stessi per tutti i territori, direi: il fatto che il terreno si deteriori, ci sia poca acqua, la qualità di acqua sia scarsa, avvenga uno shift della stagione vegetativa, cambi il quadro dei patogeni, si verificano eventi estremi, si aumenti il gas serra e poi c'è un problema sulle condizioni degli allevamenti animali. Io adesso non li elenco perché poi diventerebbe anche lunga, però sulla carenza d'acqua sono stati individuati e sponsorizzati 13 GOI con possibili soluzioni come la modernizzazione dei sistemi di irrigazione e l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua. Per l'aumento dei gas serra, molti progetti, soprattutto sull'immagazzinamento, aumento dei carboni nel terreno, riduzione delle emissioni, eccetera. Quindi, basandoci, ovviamente ogni azione può avere sia una tendenza all'adattamento, una capacità di adattamento, oppure alla mitigazione, ma alcune possono essere azioni che hanno un doppio ruolo, quindi aiutino sia ad adattare che a mitigare. Quindi, in conclusione, che cos'è che volevo dire, che per riassumere? Che l'approccio Climate Smart non fa altro che è un cambio di passo, vuole riorientare i sistemi agricoli per fare in modo che si sviluppino bene nonostante il cambiamento climatico.
a livello internazionale per assicurare la sicurezza alimentare, quindi la famosa food security. Sicuramente non è un approccio universale, cioè non è che ci siano delle pratiche universalmente applicabili, dipende dal momento e dal luogo, quindi specifico del contesto e del luogo. E poi l'approccio deve essere multiattorale, si esprime il bisogno, si verifica il bisogno, si individuano le soluzioni e si lavora a scala multipla con come vuole poi l'Europa in questo processo farm to form, che praticamente vuole stimolare il consumo sostenibile di cibo, aiutare i farmers e anche gli uomini di pesca a gestire la transizione e mantenere il cibo europeo, speriamo anche quello italiano, mantenere la nomea di essere un cibo sano, nutritivo e di alta qualità, ma non solo, che dovrebbe diventare anche lo standard per la globale, addirittura per la sostenibilità. Quindi in pratica, vabbè, il goal della Climate Smart Agriculture è rendere l'agricoltura e i processi di produzione del cibo più sostenibile, poi il lavoro va sempre agli agricoltori, perché andando a guardare anche i libri, se è vero che l'annata è più o meno favorevole ai rapporti, è poi l'agricoltore che con il suo lavoro deve opporsi alla stranezza delle stagioni. Bene, io credo di avere più o meno finito e spero di non avervi annoiato troppo. Grazie Federica. Esatto, adesso ho il gatto che mi sta invadendo, vai giù. Come di solito succede quando si lavora appunto con questa... lavoro smart, appunto, smart working, abbiamo l'agricoltura smart e anche il lavoro smart. Brava. E quindi siamo tutti più. Speriamo di diventare smart anche noi, chissà cosa succederà. Quindi, niente, grazie, è stato direi una panoramica molto interessante, perché appunto hai dato un quadro ben preciso, no, di che cosa significano i cambiamenti climatici. Che poi i nostri agricoltori ormai riconoscono sulla loro pelle, però hai dato un quadro un po' più organico e soprattutto hai fatto anche degli esempi pratici di come si possono intervenire a seconda degli aerali, quindi in funzione della scelta della cultivar, a seconda della scelta della metodologia agronomica e anche delle nuove pratiche molto interessanti, appunto, che si sono sviluppate in questi anni. Quindi dal semplice sensore fino al satellite, che naturalmente danno di queste informazioni molto, come dire, molto importanti, che a primo acchito credo che a molti agricoltori può spaventare, no? Cioè questo satellite che ti dà queste informazioni, ma che poi si traduce in una in applicazioni molto semplici, perché poi il satellite dà sì dei messaggi che poi vengono tradotti e quindi anche accessibili dai, come hai fatto vedere tu, dai PC, dai nostri computer, pure dai nostri cellulari. Ovviamente tutto questo è collegato, l'hai fatto vedere bene, quali sono le nuove politiche o le future politiche europee, che è quello da farm to fork, cioè dalla fattoria, diciamo così, al nostro tavolo, quindi questa filiera che deve essere comunque continuamente monitorata se vogliamo uno sviluppo sostenibile. Quindi io ti ringrazio veramente tanto per quello che ci hai raccontato e se qualcuno ha appunto delle curiosità e delle domande, naturalmente ci può scrivere nella chat. E nel frattempo vediamo se qualcuno appunto viene qualche curiosità. Insomma, credo che sia interessante proprio per questo progetto anche secondo te, visto appunto la tematica che tu hai trattato e conoscendo, no, i vari territori, insomma, che sono presenti in questo progetto Climactive, che vanno appunto dalla pianura fino alla montagna, alle colline, secondo te qual è più strategico indagare, no, proprio per fare un'analisi del nostro territorio, dei territori diversificati, e come si può fare questa indagine?
Sì, Rita, hai detto bene, è un'indagine che è estremamente locale. Secondo me l'analisi del contesto è strategica, cioè individuare qual è diciamo, la vulnerabilità climatica del territorio, e non è facilissimo, però si può fare. Cioè non credo che sia sufficiente accontentarsi degli scenari climatici a larga scala, ma bisogna lavorare sul territorio. Quindi cercare di capire, soprattutto perché la geografia, a quanto capisco, è molto complessa, quindi si va dalla pianura, alla collina, alla montagna, chiaramente qual è la vulnerabilità climatica anche in funzione delle culture che ci sono. Quindi mettere assieme l'uso del suolo insieme alla climatologia. E questo è un approccio che è il famoso approccio integrato, che adesso è quello che poi in effetti potrebbe essere quello vincente. Conoscere bene il territorio, vedere dove questo territorio può essere protetto, da che cosa, e poi successivamente cercare di capire come proteggerlo. Questo direi che certo, è un'analisi molto approfondita di ciò che già c'è e ciò che era magari la tradizione, che ci aiuta anche a capire come si è evoluto anche il cambiamento climatico e quello che ci può aspettare. Quindi sulla base di questa analisi anche individuare le famose migliori pratiche da mettere in atto nei territori. Grazie. Ecco, qui vedo una... se qualcuno appunto vuole scrivere la propria domanda... Appunto, rinnovo l'invito a scrivere nella nostra chat. Io intanto do tempo e naturalmente alla gente di scrivere, non è immediato così come se fosse un rapporto in presenza, e quindi approfitto anche per fare un'ulteriore riflessione, sempre relativo all'agricoltura smart. Ecco, hai parlato di resilienza, no? Resilienza climatica. Ecco, secondo te, sempre rispetto al territorio così vasto come questo di questi GAL, ci sono interventi che possono essere utili appunto per renderli più resilienti, cioè rispetto alla tua esperienza sia da ricercatrice sia anche da coordinatrice di progetti europei, cosa ci puoi suggerire? Beh, cioè, a parte gli interventi specifici che si possono diciamo individuare, io direi che quello che può essere fatto è veramente cercare di orientare, adesso è il momento giusto, la nuova PAC, cercare di orientarla per far attivare quegli schemi che permettono agli agricoltori di essere pagati anche per il loro sforzo climatico. Quindi cercare di stimolare il green job. A questo punto praticamente il territorio acquisterebbe anche più valore, la resilienza potrebbe aumentare. Quindi non occuparsi direttamente di interventi diretti, ma anche occuparsi del futuro, insomma, di cercare di capire come poi la PAC possa mettere, i finanziamenti della PAC possono mettere assieme il bisogno dell'agricoltore sul territorio con l'offerta di tecnologie, con l'offerta di metodi per la resilienza che si possono creare. Sì, quindi diciamo così, gli indirizzi politici sia locali che anche più Certo, europei. Sì, poi io adesso ho un'altra curiosità che vorrei chiederti. Visto che appunto la tua carriera da ricercatrice è stata anche, come dire, incentrata su questo, fare ricerca vuol dire anche fare delle azioni pilota, no? Sui vari territori, cioè capire cosa può succedere sul territorio facendo una determinata scelta. Ecco, secondo te quale potrebbe essere, no, un'azione pilota che non è magari di ricerca pura come facciamo noi nei nostri laboratori, nei nostri campi sperimentali, ma è un'azione pratica, pilota sul territorio, proprio rispetto all'agricoltura sostenibile e quindi quale potrebbe essere un tuo suggerimento, cosa si potrebbe provare? Ma guarda, secondo me, scusami, no, ti ho No, interrotto. dico Scusa. ad analizzare, no? Quale Sì. realizzazione. Secondo me, guarda, una cosa importante sarebbe veramente capire qual è l'impatto dei nostri sistemi di produzione sulle emissioni di gas serra, ad esempio, perché questa è una cosa che andrebbe chiarita. Vedi l'esempio del kiwi che abbiamo fatto, cioè capiamo
in alcune zone mettere una coltura o comunque coltivare una specie vegetale è una soluzione impattante oppure utile alla mitigazione? Questo non si sa in realtà, perché ogni luogo, effettivamente ogni cultura ha le sue peculiarità, ma anche ed è una cosa che chiederà la Commissione di valutare le emissioni a livello territoriale anche, quindi è una cosa che va fatta. E andrebbero studiati veramente le diverse tipologie di impianto. Abbiamo pochi studi che ci danno questo. E quindi in base a questo noi riusciremo anche a capire come quel territorio è efficiente, come quel territorio può veramente essere valorizzato anche come servizio ecosistemico di contributo alla mitigazione. Questo secondo me sarebbe anche importante. Poi io penso anche a identificare delle aree a uso non agricolo, ma che sarebbero recuperabili per questo. Quindi fare anche un tentativo che favorisce un po' lo sviluppo rurale, lo sviluppo dei territori, su cui so che i GAL sono particolarmente sensibili. E quindi individuare proprio la capacità di... Scusami. Anche le aree marginali, tu. Le aree marginali assolutamente che possono essere recuperate e che effettivamente magari... facendo anche un po' più di fatica, perché magari sono meno produttive, sono meno fertili, però possono essere riconvertite, perché questo è anche estremamente importante per riportare poi un po' più di gente all'agricoltura, far crescere un po' il discorso di ridurre l'abbandono dei territori. Adesso probabilmente quello è un territorio molto sano, però vedo ad esempio nell'Appennino Emiliano-Romagnolo, anche Toscano, ci sono anche dei problemi di abbandono, quindi... Certo. Bene, grazie. Vedo una domanda da Andrea Fiorelli. Difficilissima, credo che si parli di mais. Esatto. Esatto. Il mais è ancora una coltivazione sostenibile in pianura padana? Il mais è una coltivazione, io sono una arboricola, non sono un'agronoma pura, quindi dico quello che penso io. Il mais è una coltura tradizionale, c'è sempre una coltura estensiva. È una coltura che ha bisogno di acqua, se l'acqua c'è si può dare, è una coltura che comunque non ha un reddito così spaventosamente alto, anche lì bisogna vedere. Quest'anno è un anno poco piovoso, speriamo che piova e non so, secondo me lo è perché tradizionalmente c'è sempre stato difficile che abbiamo dei cambiamenti di uso del suolo così drastici. Però è una coltura sicuramente abbastanza impegnativa dal punto di vista dell'uso delle risorse. Giusto. Bene, non vedo altre domande. Se non c'è altro, ribadisco che appunto ci saranno altri webinar, quindi per chi ci ha seguito stasera può informarsi nel siti dei vari GAL, lì ci sono indicati tutti i webinar successivi, invito tutti ancora a seguirci, in caso comunque di commenti anche successivi, insomma avete i contatti, quindi noi cercheremo in qualche modo di rispondere chiedendo ai nostri esperti. E io ringrazio ovviamente Sabina ha messo, come vedete, l'indirizzo www.galolliopo.it. Sabina, io ringrazio ovviamente la mia collega Federica Rossi per la sua disponibilità e naturalmente per il seminario che ci ha tenuto. Lascio a te la parola se vuoi concludere la serata. Allora, ringrazio anch'io sia la dottoressa Rossi che la dottoressa Baraldi che ci sta affiancando in questo percorso complicato che tratta temi molto diversi. I webinar sono un tentativo di rispondere a questi temi, ma un tentativo anche per aiutare i GAL a proseguire nel progetto e a fare in modo che gli esperti e l'attenzione a certe tematiche siano la base delle nostre attività. Quindi ringrazio tutti, ci sono altri webinar anche fatti dagli altri partner di grande interesse, chi vuol partecipare può iscriversi. Grazie e buona serata. Grazie, io ringrazio voi per la gentilezza e l'accoglienza e siamo sempre a disposizione per anche domande che possono intervenire successivamente attraverso Rita, molto volentieri. Grazie. Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci. Grazie mille a lei. Buona serata.